Ed eccoci qua, sempre di notte, sempre in silenzio, sempre con il microfono e la cam accesi. Notata un po' particolare perché quando sono tornato a casa, dopo aver giocato una partita di paddle in notturna, mi sono reso conto che eravamo in pieno blackout. Ed è sempre una sensazione un po' strana per me, perché sono abituato, arrivo a casa, accendo tutto, accendo la TV e anche se magari non la guardo, sento le voci, sento che parlano, eccetera, eccetera, eccetera. Invece quando ci sono questi blackout, alla fine è un po' straniante come cosa, perché non sento più rumori. Non sento rumore del frigo, non sento rumore della TV che accendo. È tutto veramente silenzioso. Tra altre cose, considerate le temperature altissime che ci sono in questi giorni, considerate che sto all'ultimo piano, che da me adesso ci sono tipo 30 gradi, non potevo accendere il climatizzatore, quindi sono subito uscito sul terrazzo che era al solito quasi illuminato a giorno, data la quantità assurda di lampade energia solare che ho. Del resto la chiamo la casa delle mille luci, la trovate anche come posizione su Google. Dunque mi sono messo lì tranquillo e quando succedono queste cose, nel caso mio, faccio sempre qualche piccola riflessione quando c'è qualcosa di anomalo, diciamo qualcosa di strano, al di fuori dell'ordinario. Quindi mi sembrava la serata, la nottata perfetta per fare il mio classico gioco: fatti una domanda e datti una risposta. Quando c'è il blackout, sto giochino parte in automatico. C'è chi gioca a passaparola e chi, come il sottoscritto, pensa troppo. E questo si sa. Però non. Ripeto, si sa che penso troppo, però non riesco a fare altrimenti, questa è la verità. Ho una testa che è sempre una specie di montagna russa, in un giro infinito che non si ferma mai. E all'inizio, quando ho capito che ero così, confesso che era anche bello, però nel corso degli anni ho invidiato i brucomela, i trenini panoramici tipo quello di Gardaland, quelli che vanno piano, sani ma lontani. Quindi mi sono messo seduto a prendere un po' di fresco e a prendere un po' di pensieri. Prima domanda che mi sono fatto è questa la vita che volevi? La risposta è no, decisamente no. C'era quella canzone di Jovanotti, questa è la vita che sognavi da bambino. Pensate che in questi giorni sto leggendo dei quadernoni che la mia maestra delle elementari, la Gina, ha dato ai miei genitori che a loro volta hanno dato a me per leggere. In un tema che prossimamente vi leggerò. Avevo scritto che da grande volevo fare il professore di matematica. Già strambo all'epoca ero. Evidentemente mi è durata poco sta cosa, quando ho cominciato a capire che non riesco a far quadrare i conti. È la vita che volevo? No, non è la vita che volevo. Non so bene che vita volessi, ma vi dico che non era questa. Non mi sarei mai immaginato un giorno di essere in una casa da solo, ok? Durante un blackout a farmi domande esistenziali. No, cioè sfido chiunque a immaginarsi una vita così.
Seconda domanda è: sei soddisfatto? Sono soddisfatto? Per delle cose sì, per delle cose sono soddisfatto. Perché comunque l'impegno che ci metto in molte cose alla fine dà i suoi frutti, questa è la verità. Però non bisogna mai confondere la soddisfazione con la felicità. E qua andiamo alla prossima domanda. Sei felice? No. Molte persone ci girano attorno, dicono sì, no, vabbè, magari a periodi, cose del genere. Ho capito in questi anni che una persona è felice quando non ha bisogno di farsi queste domande. E io questa domanda me la faccio molte volte, troppe volte, e continuo a farmela. Quindi, cosa si può fare? Cosa devo fare? Come lo vedi il futuro? Lo vedi bene? Non lo vedi bene? Questo mi sono chiesto anche. La risposta è: non lo vedo. Non riesco a dirmi dove sarò fra un anno, fra due. C'è chi già a 20 anni aveva le idee chiare ed ha realizzato quello che voleva. Forse avevo sogni troppo grandi, questa è la verità. Forse fin da piccolo ho sempre avuto dei desideri che erano al di fuori della portata. Il problema è che molti hanno queste cose qua, molti sognano in grande, però a un certo punto si piegano, si adeguano. Nel caso mio, la mia testa non si è mai piegata, anzi, raddoppiava. Qualcosa mi sfuggiva di mano e lo volevo il doppio. Ho sempre chiesto a me il doppio di tutto. Però c'è da dire una cosa. Quello che sono è ben visibile, visibile. Non mento a me stesso, non mento, cioè faccio vedere quello che sono, nel bene e nel male. Non dico una cosa per un'altra o cose del genere. A volte le paure e le incertezze parlano per me. Però sono uno anche che non molla, anche quando magari uno pensa che stia facendo altro, che sia impegnato in altro, cioè quando dico una cosa io la faccio, sono programmato, il cuore mi ha programmato per farla, se prendo un impegno, anche se potrebbe cascare il mondo, ok? Ma io continuo a farla, continuo a pensare, continuo. Anche se magari non uno potrebbe dire è passato del tempo, cose del genere, no, io continuo. Quando ho cominciato a fare i podcast, ho detto che avrei fatto un pensiero ogni notte, non ho mai saltato una notte. Ormai sono già oltre i 550, una cosa del genere. Anche quando magari non avevo molta voglia, anche quando ho sempre fatto, ho sempre acceso il microfono, dopo ho aggiunto anche la cam, perché quando prendo un impegno comunque, ripeto, non mollo, accumulo, 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 ma non mollo, perché sono anche convinto che uno dei miei capisaldi nei discorsi è che a volte la felicità, a volte è tutto un on e un off, è un interruttore. E io sono convinto che prima o poi quell'interruttore che ho nel cuore, nella testa, nei pensieri, sono convintissimo che tornerà in on. La luce chiaramente è tornata, altrimenti non avrei potuto fare sta cosa. E niente, buonanotte.